questo è un testo che abbiamo intitolato Io sono Verrucci, un architetto italiano alla corte d'Egitto. Ernesto Verrucci è stato un personaggio che nello scorso secolo ha creato dei ponti, diciamo, dei ponti culturali tra Italia ed Egitto, quindi penso un tema quanto mai attuale. Lui è conosciuto per essere un architetto, l'architetto che ha ristrutturato o costruito tutte le sedi della Casa Reale Egiziana, che ad oggi sono le sedi egiziane presidenziali, però in realtà di fatto è stato anche un diplomatico, un consigliere di fiducia del re, oltre che un artista a tutto tondo. E diciamo che ha lavorato molto per l'incontro tra Italia ed Egitto e per il rapporto tra le due nazioni, quindi per questo insomma pensiamo che sia un personaggio del Piceno da riscoprire a 360 gradi. Questa è stata una ricerca cominciata ormai un anno e mezzo fa. Io non conoscevo quasi per niente Verrucci, conoscevo il nome, insomma sapevo che era stato un architetto e poco più. Quest'anno ricorrono i 150 anni dalla sua nascita, tanto che noi insieme al comune di Force stiamo, diciamo, lavorando ad un programma di celebrazioni che puntino un po' a riscoprire le sue vicende. Per me, diciamo, fare questa ricerca è stato come fare un viaggio, letteralmente, sia nello spazio, perché comunque ho dovuto viaggiare fisicamente per scoprire tante cose che in Italia non sono conosciute, e anche poi nel tempo. E il pubblico sta reagendo benissimo, perché è un personaggio che suscita un grande interesse, ma su di cui si sa poco o poco e niente. Sì, beh, ovviamente questa è un'opera unica in Italia, perché l'architetto Verrucci non ha fatto altre opere in Italia. È sicuramente una chicca del nostro territorio, è una particolarità che, diciamo, tutti ci invidiano, perché veramente è il villino che sta all'ingresso del paese, quindi come si arriva a Force non si può fare a meno di notarlo. E quindi è per noi una grossa soddisfazione, un grosso vanto poterla avere. Quest'anno approfittiamo del 150esimo appunto anniversario della nascita dell'architetto per valorizzare la sua figura, che appunto era poco valorizzata, poco conosciuta anche a Force. Noi la conoscevamo principalmente per il villino, ma poi grazie all'ottimo lavoro fatto dalla dottoressa Orsati anche noi siamo diventati più partecipi e più conoscitori dell'architetto. Beh, abbiamo già presentato questo volume a Force e con la partecipazione ovviamente della popolazione, di una grossa partecipazione. E siamo qui ad Ascoli perché l'architetto Verrucci era originario di Force, ma era un architetto del territorio. Lui ha fatto lavorare l'intero territorio piceno in Egitto, e quindi era giusto anche dargli il giusto riconoscimento ad Ascoli ovviamente. Morendo, appunto, su suggerimento dell'allora direttore della Pinacoteca, che era Riccardo Gabrielli, Ernesto Verrucci ha lasciato alla Pinacoteca di Ascoli una serie di dipinti che si trovavano allora nella casa di Force, ma che certamente vengono dal Cairo, perché sono di artisti italiani, per lo più, che avevano lavorato al Cairo decorando i palazzi che Verrucci aveva costruito, e sono arrivati qui anche i due pezzi più pregevoli della collezione Verrucci, cioè i suoi due ritratti. Uno è questo alle mie spalle, fatto da un pittore ungherese, Philip Laszlo, che era il pittore di tutta l'aristocrazia europea della prima metà del Novecento. Sono ritratti fatti a Parigi nel 1939. Laszlo aveva ritratto il re Fuad e ha ritratto appunto anche il suo architetto, confidente e amico Verrucci, che poi ha donato questi dipinti alla Pinacoteca di Ascoli. Sono esposti al secondo piano, ma oggi, appunto, visto che presentiamo qui il libro dedicato a lui, l'abbiamo fatto scendere di un piano e gli altri invece sono rimasti sopra. Si tratta di un tentativo di instaurare dei rapporti interculturali che vedevano appunto l'Italia protagonista nel caso dell'Egitto, andando a sostituire la Gran Bretagna, che era stato fino allora il paese europeo che aveva cercato di stabilire con il regno di Egitto dei rapporti molto stretti. Però quello di Verrucci non è l'unico caso. Noi abbiamo un altro grande architetto ascolano, Ernesto Tamburini, che è andato invece in Sud America e in Argentina ha costruito la Casa Rosada e il Teatro Colón. Quindi in tutti i continenti ci sono appunto opere dell'ingegno degli architetti marchigiani degli anni a cavallo tra 800 e 900. Sì, un comitato che è già all'opera, in particolar modo il comitato scientifico, che vede nomi piuttosto importanti a partire da Zaki Awas, dal professor Stefano Papetti, dal professor Maurizio Damiano, uno dei più grandi archeologi che abbiamo in Italia, e che stanno già
portando avanti una serie di studi per approfondire questo personaggio. E come pure è importante anche un comitato d'onore, quindi dà anche questa la valenza dell'importanza della figura che stiamo celebrando, e come ad esempio ecco, il Ministero degli Esteri ha ritenuto comunque interessante questo progetto di valorizzazione di questa figura come ponte tra Italia e Egitto.